Gentili telespettatori di TRG, a voi una cordiale buona serata, benvenuti al nostro approfondimento, il nostro TRG Plus, questa sera dedicato all'Alta Valle del Tevere, alla inaugurazione che c'è stata sabato sera della nuova mostra dedicata ad Alberto Burri, lo spazio di materia tra Europa e USA. Dopo il rilevante successo della mostra Alberto Burri, The Trauma of Painting, dell'ottobre dello scorso anno al Guggenheim di New York e la successiva tappa che c'è stata poi a Düsseldorf, le celebrazioni del centenario della nascita del grande artista italiano si concludono con questo nuovo appuntamento espositivo a Città di Castello che sarà visitabile fino al prossimo 6 gennaio. Ospitata negli ex seccatoi del tabacco, la mostra propone una vasta ricognizione relativa alle più significative tendenze dell'arte contemporanea del secondo dopoguerra del XX secolo, che sembra possibile coniugare all'arte di Burri sia in quanto tematicamente antecedente ad essa, sia in quanto naturalmente con le successive maturazioni da parte di grandi pittori e anche del maestro Burri, con individuati aspetti dialettici di più evidente influenza. Durante l'inaugurazione di questa importante mostra, che ha avuto un grande risalto anche a livello nazionale, abbiamo intervistato Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria, il parlamentare Walter Verini, che ha contribuito proprio alla realizzazione della legge che è stata fatta proprio in occasione del centenario di Alberto Burri, il presidente della Fondazione Palazzo Albizzini Musei Burri, Bruno Corà, ed il vice sindaco e assessore alla cultura del comune Tifernate, Michele Bettarelli. Sicuramente dobbiamo dire grazie alla Fondazione Albizzini, alla collezione Burri, al comune di Città di Castello perché hanno onorato in maniera straordinaria questo centenario di Burri e si chiude, ma io dico si apre anche una nuova stagione con questa straordinaria mostra. È la prima volta che queste grandi tele anche dei più grandi artisti internazionali del Novecento, gli americani, gli europei, contemporanei di Burri che lo stesso Burri ha conosciuto, visto, siano qui in Umbria, siano a Città di Castello. E poi Città di Castello, grazie anche a questa straordinaria collezione delle opere di Burri, ma anche all'utilizzo di questi spazi espositivi, diventa inevitabilmente un punto di riferimento per l'Umbria e quindi di attrazione a livello nazionale e internazionale dell'arte contemporanea. Ne siamo molto orgogliosi e dico grazie a Città di Castello e grazie alla Fondazione Albizzini. Beh, la legge dà un valore simbolico, lo Stato, il Parlamento italiano che fanno di Alberto Burri una cosa nazionale, non certamente locale. Beh, oggi è una conclusione del centenario con un'iniziativa di grande valore, quindi una degna conclusione perché è un dialogo con alcuni tra i principali artisti della contemporaneità e anche l'occasione per questo vernissage nuovo di questo stupendo contenitore che Burri volle e che è una delle più belle cose che abbiamo in Italia. Ecco, e adesso è il tempo di riflettere sul centenario, come è andato, ma soprattutto di porsi una domanda: bene, e adesso come fare tutti insieme per continuare ancora il centenario e far conoscere sempre di più, valorizzare sempre di più l'opera di uno dei più grandi rivoluzionari dell'arte del mondo? Tutta questa grande mostra è basata sul fatto che Burri è un protagonista assoluto dell'arte della seconda metà del XX secolo e intorno a lui c'è una corona di artisti di primaria grandezza, quindi una costellazione di grandi maestri che tuttavia hanno in lui un punto di riferimento. Burri, lo spazio di materia tra l'Europa e gli Stati Uniti, significa che con questo personaggio, con Burri, l'arte nel XX secolo è entrata in una vicenda nuova e lui è il capo squadra.
qualche modo, quindi ci sono state molte iniziative e anche in molti paesi che abbiamo in qualche modo dovuto visitare, a cui abbiamo dovuto rispondere, gli Stati Uniti, il Belgio, la Germania e naturalmente anche molte città italiane che hanno chiesto il nostro intervento per mostre, per iniziative, convegni, tavole rotonde, quindi è stato un anno lungo, ma molto più lungo di quanto non pensassimo, abbiamo raggiunto quasi i due anni, ora ormai a ottobre sono 2 anni. Un lunghissimo lavoro di sistemazione degli spazi che insomma andremo adesso proprio ad inaugurare con questa mostra spettacolare mondiale, e poi comunque degli spazi che una volta ultimata la mostra rimarranno a disposizione con tante proiezioni multimediali, con 2 piccole sale cinema, un luogo veramente interessante che poi sarà insomma sede del Museo della Grafica, quindi terzo Museo Burra Città di Castello, anche questo un'opera meritoria della Fondazione che ripeto continua in questo anno lunghissimo, in questo centenario lunghissimo, e quindi ovviamente ora un compito ancora più importante, quello di valorizzare sempre di più Burri e Città di Castello, Città di Castello attraverso Burri, ma credo che ci siano tutte le condizioni per farlo.